termine anche io. Parliamo di stili, dato che oggi è anche una giornata in cui parlerà il gas, quindi probabilmente siete anche interessati a questo. E la decrescita parla molto di autoproduzione, di far da sé. Non ne parla nella modalità del mi faccio le cose in casa, no? Semplicemente oppure amo riciclare perché mi piace il fai da te. No, parla di essere liberi, di essere informati, di consapevolezza. A qua mi serve un'altra alzata di mano, ok? Per dire, chi di voi se ha 37,5, 38 prende l'aspirina? Pochi, attenzione, questo 38, facciamo 38, ok, errore, assolutamente no, perché l'aspirina toglie la difesa del corpo, la febbre, uccide batteri. Noi cosa facciamo? Ah, prendo l'aspirina così mi levo la mia protezione e quindi in quel modo, no, andiamo a crearci ulteriori problemi. Spesso quello di cui non siamo a conoscenza è la consapevolezza di ciò che succede nel nostro corpo e anche di ciò che ci impongono di pensare. Le case farmaceutiche, giusto per darvi un riferimento, spendono il 90% in pubblicità. Il 10% va in personale, trasporti e merci, ok? Quindi il 90% di pubblicità vuol dire che invogliano e spingono le persone ad acquistare un certo medicinale. Cosa fa la decrescita? La decrescita ti parla, nel caso della salute, di una serie di rimedi che possono essere utilizzati, che sono quelli tramandati, di un'alimentazione corretta. E il pane. Facciamo il riferimento con uno del prodotto, penso che tutti qui mangiamo. Noi mangiamo un pane che è fatto con una farina 00, no? Che è la farina che con grande fatica le donne sono riuscite ad avere perché e non devono più fare il pane fatto in casa, finalmente ci siamo tolti il pane, la pasta, non andiamo al supermercato e lo compriamo. Dura 2 giorni, dura 3 giorni, è fatto di farina 00, ovvero la farina a cui è stato tolto l'interno del chicco, e l'esterno, la crusca, l'interno si chiama il germe. Cosa abbiamo tenuto? Tutto il resto, che è la parte piena di glutine, che è l'elemento che ci rende estremamente malleabile il nostro pane, però abbiamo tolto cosa? Le sostanze nutrienti, ma abbiamo lasciato tantissimi zuccheri. E allora perché negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni, sono aumentati i celiaci? Boh, perché? Per questo. Perché noi abbiamo dimenticato che per fare il pane serve la farina integrale. Integrale vuol dire integro, non ci riflettiamo mai che cosa significa integrale. Integrale vuol dire che ce l'abbiamo tutto, che non l'abbiamo raffinato. E allora perché comprare il pane e non farlo da sé? Adesso neanche, io sono abbastanza magra, ok, io ho perso 5 kg nel giro di un mese perché ho cominciato a farmi il pane da sola. Perché? È vero, perché questo, so che le donne sono molto sempre attente a questo discorso, vi dico, perché? Perché il pane fatto in casa ha un terzo delle calorie, perché ha sostanze nutrienti e ha molti meno zuccheri, si mantiene 10 giorni, ci vogliono 5 minuti per farlo, viene fatto con un lievito madre tramandato che qui in Italia trovate, e quindi vi porta a migliorare la salute. Tutto ciò che viene prodotto, che viene scelto con consapevolezza, porta a migliorare la salute. Non spreca energie perché io non devo andare a comprarlo. Quanti di voi escono solo per andare a comprare il pane? Usano la macchina, fanno magari 10 minuti di traffico per andare a comprare questo benedetto pane, quando in realtà quei 10 minuti li potevano impiegare per avere un pane che dura 10 giorni. Quindi è per me è pazzesco il fatto che le persone non sappiano che la farina di cui è fatto anche la pasta spesso, il pane e tutti i prodotti derivati faccia male e abbia fatto aumentare negli anni così tante persone celiache che hanno quindi problemi con il glutine. E quindi il concetto di stili, di autoproduzione, di far da sé non è semplicemente quello che vi dicevo, me lo faccio in casa, ma sono consapevole di quello che mi faccio, ogni prodotto che io provo a fare, io amo, l'avevo preparato da portare a Dario ma me lo sono dimenticata a casa, il dado granulare. Il dado, che è un prodotto che è uno di quelli insieme al deodorante che mi fa particolarmente rabbia, perché è fatto di questo famoso glutammato, che è l'ingrediente con cui, insomma, in genere il cibo cinese però insomma un buon 5% del cibo cinese ha come ingrediente il glutammato, che dà quella salinità, quel saporino, insomma, che ti fa venire anche voglia di mangiarne in più, che però ha
piccolo problema, ovvero che è dannoso per le cellule cerebrali. Bene, noi mamme cosa facciamo? Dai, facciamo il dado CNOR per mio figlio. Ah, però se poi gli avveleno e gli creo magari dei danni cerebrali, quello la CNOR non me la dice. Se leggete l'etichetta, il 90%, a volte il 95%, è tutto tranne che verdure. Allora, se io mi faccio il dado da sola, io spendo un euro per un chilo, un euro, che vuol dire un euro? Pochissimo. Se io lo compro spendo dai 15 euro ai 22 euro al chilo, ma io nel mio che mi faccio, e ci vogliono altri 5-10 minuti, ci metto dentro le verdure. Se poi le scelgo tramite un gruppo d'acquisto, le scelgo biologiche, le scelgo di stagione, altro argomento fondamentale, la mia salute è comunque si è accresciuta. Stessa cosa il deodorante, qui finisco il tema della autoproduzione perché mi fa veramente rabbia. Anche questo, in Italia si è deciso di non mettere un limite al cloridato d'alluminio. Chi di voi ha mai sentito parlare del cloridato d'alluminio? Ok, 6-7 persone, 8-9, ok. È una cosa dannosissima ed uno dei motivi per cui in alcuni stati, non in tutto, è stato limitato, addirittura abolito, perché provoca, oltre a ingrossamento dei linfonodi, in alcuni casi tumori al seno. Spesso, adesso io vi chiedo, veramente ve lo chiedo come favore, tornate a casa e girate l'etichetta e guardate cosa c'è scritto. Se il secondo ingrediente è il cloridato d'alluminio, tipo licia persona, è così, vuol dire che la più alta percentuale, la seconda più alta percentuale di prodotto che avete nel deodorante dopo l'acqua è un ingrediente che vi crea dei problemi di salute. Tutto questo si ottiene con una consapevolezza, uno studio enorme, pazzesco. E che non è facile, qui mi attacco a un'altra gamba, la terza gamba, che è quella della politica. Ok, la politica, in alcuni casi noi possiamo fare, ovvero possiamo, con tanto impegno, tanta dedizione, possiamo riuscire a in qualche modo a superare il problema dell'industria, della pubblicità e dell'economia che ci obbliga ad acquistare e comprare dei prodotti, ma la politica ci deve supportare. Perché? Perché siamo nell'epoca dello spreco. La sobrietà è sicuramente uno dei valori della decrescita felice, è uno dei valori che ci siamo dimenticati. La politica deve aiutare, deve cambiare le leggi, deve in qualche modo incidere. Il cittadino deve però influenzare la politica. Qui, vabbè, il gruppo dei 5 Stelle, diciamo, viene un po' da questa esperienza, non tutti sono così. La politica deve in qualche modo togliere questo assunto che l'economia sia al di sopra della politica, per cui non si possano toccare le grandi franchising, le grandi case. Vi parlo semplicemente di un tema a me caro, che è quello del lavoro, per cui stiamo facendo un lavoro adesso come Decrescita Felice in Parlamento. Abbiamo fatto adesso un lavoro sul tema della salute, c'è anche qui Massimo Baroni, che ho visto di là, che ha contribuito a portare in Parlamento un tema della salute un po' più vicino a tematiche della decrescita. Adesso ci vorremmo occupare del tema del lavoro. Il lavoro, innanzitutto distinguiamolo dall'occupazione. L'occupazione è più o meno quello per cui siamo retribuiti. Il lavoro solitamente è l'insieme delle attività lavorative che facciamo, spesso rientrano, in cui rientra anche il lavoro delle casalinghe, il discorso che vi facevo. Le casalinghe purtroppo non sono considerate delpine, non sono considerate persone veramente lavoranti, non sono occupate, non hanno uno stipendio. Un'altra, secondo me, interessante principio e teoria della decrescita, non so come stiamo con i tempi, ci siamo? Va bene, moderatemi pure se... Credo andare, sì. No, tranquilli, no, finisco con questo. Dagli le tagliola, ok. Quindi, vai, riprendo. Allora, il lavoro. Secondo me questo è estremamente interessante, io l'ho provato su di me, vi racconto brevemente la mia esperienza, ovvero l'aumento del tempo liberato e la diminuzione del tempo occupato. Che significa? Il tempo occupato e il tempo retribuito. Io sono stata per tanti anni alla RAI e avevo uno stipendio che era pari circa a 3.000 euro in alcune mensilità, quindi niente male, insomma, una persona estremamente fortunata. Oscillavo fra i 2.000 e i 3.000 euro perché facevo una marea di straordinari, mi facevo le domeniche, Natale, Pasqua, tutte. Poi vabbè, che fai? Sono 150 euro se fai Capodanno, ma che fai? Non te lo fai? Più quello. E quindi iperlavoravo e avevo questo stipendio. Però poi che succedeva? Avevo poco tempo. Quindi di corsa al supermercato a fare man bassa di cose, perché potevo andare al supermercato una volta ogni 3 settimane.
poi se un terzo dei prodotti le buttavo non era un problema. Magari un terzo era anche già ammaccato, perché nella vaschetta del supermercato, no? Tutto bello splendente, poi apre e già crolla tutto. E non stavo bene perché lavoravo tanto, avevo meno tempo per le persone. Quindi che facevo? Compravo vestiti, borse, scarpe, cioè mi dovevo in qualche modo soddisfare, come acquistando cose senza neanche dare valore vero a quel... Infatti ho, in un periodo della mia vita, ho comprato una man bassa di vestiti che hanno tutti lo stesso stile, che era la moda di quegli anni, quindi adesso mi devo un po' riadattare e sistemare, adesso sono molto più oculata nel comprare. E quindi davo meno tempo su tutto, mi chiamavano gli amici, no vabbè scusa sono stressatissima perché sto lavorando tanto, ma chi mi diceva di lavorare? Me lo diceva la pubblicità, perché se io non avessi avuto tanti soldi io non avrei potuto comprare tutto, quindi avevo bisogno di un grande stipendio. Poi a un certo punto che è successo? Avevo un piccolo problema di salute. Questo problema di salute, lavorando alla RAI, lavorando per un sistema che mi obbligava a passare informazioni, io lavoravo nei TG, quindi il mio lavoro era la parte organizzativa di segreteria, io filtravo delle informazioni secondo quanto mi veniva chiesto. Mi veniva chiesto, ok, io ho bisogno di questo tipo di informazioni, me le passi? Piano piano continuavo a passare queste informazioni e vedevo che succedevano cose anche per colpa mia. Mi ricordo lo stupro di Capodanno, in cui dei ragazzi rumeni stuprarono una ragazza alla Caffarella. Il mio caporedattore, che peraltro è anche una persona in gamba, però era all'interno del sistema, mi obbligò a passargli una serie di informazioni sui rumeni, da lì a un mese. Quindi tutti i TG, le radio, quel mese iniziavano due rumeni, un rumeno, una rumena, cioè non c'era neanche il nome e il cognome, era semplicemente un'etnia. Si cominciò a creare a Roma un allarmismo, non so se vi ricordate che a Monterotondo, Guidonia, picchiarono e credo che una persona rimase anche uccisa, cioè cominciarono delle cose molto brutte di estrema destra. E questo da dove venivano? Veniva da un vero allarmismo o veniva da un'informazione deviata? Questo io l'ho cominciato a subire, stavo male, ero stressata. Il mio piccolo problema di salute è diventato una cosa gigantesca, per cui sono finita 3 mesi in ospedale, col caso anomalo, nessuno che mi credeva, eccetera, senza andare adesso nello specifico nei miei problemi di salute, perché sono anche un po' splatter. Che è successo? Ho detto, va bene, io non lo faccio più, non mi interessa, non me ne frega niente, io non voglio più 3.000 euro al mese. Io, ma di che ho bisogno per vivere? E così sono entrata in un posto meraviglioso che si chiama la città dell'utopia, non so se qualcuno lo conosce, andando a fare quello come lavoro, il coordinamento di questo posto meraviglioso al centro di Roma, che faceva progetti per l'integrazione, per l'ecologia, poco impatto, rifiuti, differenziata, eccetera, attivismo, un esperimento di democrazia partecipata. E quanto prendevo? 750 euro al mese. Ok, da 3.000 a 750 è tanto. Io sono riuscita a mantenere esattamente il mio stile di vita. Perché? Perché il mio tempo occupato è sceso, il mio tempo liberato è salito, quindi ho cominciato a risparmiare, ad autoprodurre quello di cui avevo bisogno, a fare scambio con le persone. Mi si rompeva la caldaia, veniva Alessandro ad aggiustarmela, io ad Alessandro facevo le conserve, il pane, il dado e tutte le mie cosine. Ad avere rapporti di vicinato, a parlare con le persone, a scambiarmi il tempo, no? A dare disponibilità, quindi non avere più priorità su vado di corsa e devo accumulare soldi, ma la priorità per me sono i rapporti umani. Scusate che poi mi emoziono quando dico queste cose e comincio a essere un po' dislessica, divento pure rossa. Comunque, a dare priorità quindi ai rapporti umani. E tutto questo nel momento in cui conoscevo la decrescita felice. Io ero in ospedale e lì ho cominciato a vedere le cose, ho iniziato con l'autoproduzione, col progetto Università del Saper Fare, quindi proprio dalla manualità, dalla pratica, ho fatto tutti i corsi possibili e immaginabili, ho imparato a fare tante cose. Spesso poi la vita si accendi, no? Un percorso. E poi ti arrivano cose belle. Io sono una persona estremamente baciata dalla fortuna, lo dico anche un po' con vergogna che non amo molto dirlo, però sono una delle poche persone che riesce a lavorare con la decrescita felice, perché faccio una rubrica su Rai 1 in cui spiego alle persone come autoprodurre, e sono fortunata, sono ritornata alla Rai, ma questa volta facendo una cosa che è divulgazione del pensiero, in cui l'autore mi lascia carta bianca e posso dire tutto ciò che più o meno vi stavo dicendo.
adesso lavoro in Parlamento e mi occupo di rifiuti, quindi di monnezza, io vengo da Malagrotta, cioè sono una persona felice, ma veramente felice, cioè io mi sveglio e dico, vabbè, ma perché devi essere triste se ti succede qualcosa, ma che ti manca, cioè... E tutto questo scambio personale, il vivere in un modo che sia più etico, no? Che non ti faccia sentire in colpa con la terra, ti dà un'energia, una forza che ti fa solo stare bene. Basta, grazie. Dunque, io faccio il blog dove metto tutte le ricette di autoproduzione. Se volete, insomma, ovviamente, se vi fa piacere cominciare, e autoproduciamo. Poi il Circolo di Roma, il sito è www.mdfroma. Vi consiglio anche di dare un'occhiata al sito nazionale, che è decrescitafelice.it, in cui ci sono tantissimi contributi per approfondire un po' la parte teorica. E poi c'è questo bel progetto che si chiama del Circolo di Roma, che si chiama Università del Saper Fare. E noi giriamo Roma da volontarie, regalando tempo e competenze su quello che abbiamo acquisito. Quindi se vi fa piacere, contattateci sul sito, sulle pagine Facebook, per entrare in newsletter. Allora, molte delle cose che ho elencato stanno sul sito indipendenzaenergetica.it, dove c'è tutto il lavoro di ricerca e traduzione di testi che sono arrivati in Italia grazie all'impegno di un gruppo di traduttori, perché comunque non avrebbero avuto altrimenti mercato, o comunque testi liberi tradotti dall'inglese in italiano e che sono stati messi in libro download per la diffusione comunque di determinate informazioni. Ritornando alla... C'eravamo fermati con... Si sente a voce senza microfono? Perché io mi esprimo meglio. Si sente dietro? No. Allora, tornando al discorso, eravamo arrivati a tutto un discorso di cosa significa il flusso di energia crescente, qual è lo stato attuale della situazione e quali sono le conseguenze, concentrandoci principalmente sul discorso del problema della globalizzazione e delle conseguenze a livello alimentare. Vi sono tutta un'altra serie di conseguenze relativamente a un problema di flusso di energia in discesa, e questo flusso di energia in discesa può avere due motivazioni: una che è dovuta al puro esaurimento delle risorse, e una dovuta al fatto che comunque i popoli, le nazioni, le singole persone sono costrette a ridurre il loro uso energetico a causa dei prezzi. Quindi ci sono due motivazioni, una geologica e una di tipo strettamente economico, dovuta poi al fatto che ci sono delle difficoltà di tipo estrattivo e geologico che fanno aumentare questi prezzi qui. E è recente uno studio, un grafico che ora, se riusciamo a proiettare, okay, proviamo. Perché però mi sta mandando pure stop il computer, forse è quello. No, aspetta. Lo studio di recente che parla dello stato attuale dei consumi in Italia, che sono praticamente crollati, non perché c'è stata una crisi energetica di mancanza di approvvigionamento, ma perché i prezzi sono... Ok, microfono. Perché i prezzi sono... Perché i prezzi sono calati? Questo è il grafico recente, ovvero in sotto vedete il consumo di petrolio e gas dal 1960 ad oggi, che è andato sempre crescendo, e in conseguenza della minore disponibilità di denaro è comunque diminuito. A distanza di circa 2 anni si ha l'effetto sul PIL, ovvero vi è un crollo dei consumi. Quindi una dimostrazione dei collegamenti tra energia, prezzi di energia, disponibilità dell'energia ed economia
basata sul modello attuale. C'è un altro discorso, una cosa che spesso sfugge, e sfugge spesso ai politici, i quali comunque in buona o in cattiva fede, più in cattiva fede che in buona fede, tendono comunque a dire che ci sarà la ripresa. La ripresa di un modello che ha perso i suoi fondamenti, ovvero una determinata situazione contestuale storica, anche di tipo geologico, di presenza di risorse, che non può tornare. Quindi è un modello, quello della crescita, che è entrato in crisi, io direi che attualmente è proprio fallito, e che se tutti i nostri sforzi si orienteranno per resuscitarlo, noi perderemo semplicemente tempo senza comunque ottenere dei risultati duraturi, se non qualche oscillazione di breve durata. Senza avere un piano B. Senza, esatto. E in realtà noi dovremmo pensare a costruire quello che è un piano B, cioè dato il contesto storico, dato il contesto geologico, dato il contesto economico, data la sovrappopolazione e tutta un'altra serie di situazioni, è necessario, come a tante volte è accaduto nei secoli passati, che l'umanità o le singole nazioni, le singole comunità elaborano dei modelli di sopravvivenza e prosperità che se non si basano su degli assunti che sono scomparsi. La razza umana poi ha un altro problema, che tende a non memorizzare quelli che sono i cambiamenti. Perché parlo di nuove normalità? Perché dal 2003 al 2013 il mondo è cambiato, però a volte ci dimentichiamo che la quotazione di un barile di petrolio è passata in 10 anni da $30 a barile a 105 stabilmente. Per quanto riguarda il clima, abbiamo avuto una contrazione della metà del ghiaccio artico al mese di settembre. Tutte cose stabili, occorse in 10 anni. I debiti, per quanto riguarda per esempio, non parliamo dell'Italia, che forse conosciamo, ma anche tutti gli altri paesi che hanno lo stesso modello di una finanza, di una moneta creata a debito, si sono praticamente, per quanto riguarda gli Stati Uniti, che hanno cominciato a stampare moneta, si sono più che raddoppiati. Questo in solo 10 anni noi ci troviamo un contesto globale completamente mutato. Ed è una cosa della quale avvertiamo l'accelerazione, cioè queste trasformazioni sono sempre più veloci. Questo è un altro esempio del rapporto che può avere il costo dell'energia sulla finanza, sul PIL e sulle scelte economiche di una nazione. Ovvero, questo grafico indica la bilancia commerciale italiana al netto dell'energia o al lordo dell'energia, ovvero la bilancia commerciale italiana è in perdita esclusivamente per l'importazione di energia fossile. Il valore della bilancia commerciale va a influire sul prodotto interno lordo, il quale a sua volta viene considerato per calcolare il rapporto deficit-PIL, debito-PIL e tutte le manovre delle quali noi siamo vittime ultimamente. Quindi parte da lontano, ma poi arriva direttamente nella vita di tutti i giorni, sia alla pompa della benzina, sia al prezzo del cibo, sia alle scelte economico-finanziarie di una nazione. Queste sono tutte pillole, poi, discorsi amplissimi, Queste sono, per esempio, altre conseguenze. Questo qui è un report cittadino. Si legge? No, sulla fiducia mai. Tanto ho quasi finito. È un report cittadino di una cittadina americana, Portland, la quale ha costituito una task force, un gruppo di studio di cittadini, politici e amministratori, per studiare gli effetti del picco del petrolio. Vedete quanto stanno avanti in altri paesi del mondo? Qui è un problema che non si nomina. In altri paesi del mondo nel 2007 già c'erano le consulte cittadine per vedere quali erano le vulnerabilità di tipo locale, di tipo globale, su un consumo di energia decrescente, per motivi esterni o per motivi di prezzo. Se andiamo a leggere, ritroviamo delle situazioni che poi vanno a corrispondere con il consumo ridotto di idrocarburi che abbiamo attualmente in Italia. Perché noi abbiamo conseguenze per i trasporti e l'urbanistica. L'automobile verrà usata meno, la gente cercherà mezzi alternativi di trasporto. Chi non lo sta facendo oggi? Aumenteranno i costi del trasporto merci.
i viaggeri potrebbero subire un calo significativo, cosa che avviene perché infatti molte delle compagnie aeree sono in crisi. La manutenzione della rete viaria diventerà sempre problematica, non solo per un motivo di debito pubblico, ma anche a causa dei costi del bitume, che è un derivato petrolifero. Conseguenze per l'alimentazione e l'agricoltura. Il cibo costerà di più. Le famiglie a basso reddito sono più vulnerabili nei confronti dei prezzi in aumento, eccetera, eccetera. Imprese, aumenteranno i fallimenti. Questo è un report del 2007, conseguenze per i servizi pubblici. L'aumento dei prezzi e il calo dei redditi ridurranno la copertura medica assicurativa, aumenterà la richiesta dei servizi sociali, ma diminuirà la capacità di fornirli, e così via. Poi c'è il libro Lipos Carbon Cities, dove questo è scritto, e il libro si può scaricare sempre da indipendenzaenergetica.it. Ora noi possiamo decidere che fare. Andiamo anche per alzata di mano. C'è un altro breve video di 4 minuti che spiega qual è l'effetto della crescita esponenziale, ovvero noi viviamo in un mondo dove tanti meccanismi, il consumo di petrolio, il PIL, l'economia, il consumo di acqua, il consumo di suolo, vanno per un tasso di crescita annuo, l'1%, 2%, 3%, 4%. Questo che cosa significa? Che nel corso del tempo questa percentuale va ad agire su una quantità sempre maggiore. Quindi l'incremento annuo per unità di tempo della quantità è sempre maggiore, fino a diventare accelerato. Avete presente quelle curve che piano piano vanno prima basse e poi si impennano? Quelle sono delle curve che a livello matematico delineano il processo della crescita esponenziale governata da un tasso di crescita percentuale che può essere più o meno veloce, ma è solamente una questione di tempo. La curva a un certo punto comincia ad impennarsi e ad andare sempre più veloce, tant'è che le trasformazioni, le crisi, i fenomeni di scarsità o di prezzo avvengono sempre più velocemente, ed è esattamente quello che noi stiamo vivendo questi anni. È un video breve di 3 minuti e mezzo. Ora che vogliamo fare? Lo vediamo adesso? Lo vediamo alla fine? È sottotitolato, una cosa abbastanza... vediamolo adesso così... No, non c'ho l'audio qui. Lo attacchi. C'è un altro video più lungo, però. Diciamo che queste ci abbiamo sempre il tempo di approfondire, nonostante la crescita esponenziale. Facciamo in tempo. Dobbiamo fare in tempo. The purpose of this mini presentation is to help you understand the power of compounding. If something, such as a population, oil demand, a money supply, anything, steadily increases in size as a proportion of its current size, you get a graph that looks like this. A hockey stick. Said more simply, if something is increasing over time at a percentage basis, it's growing exponentially. Using an example drawn from a magnificent paper by Dr. Albert Bartlett, let me illustrate the power of compounding to you. Suppose I had a magic eyedropper and I placed a single drop of water in the middle of your left hand. The magic part is that this drop of water is going to double in size every minute. At first, nothing seems